Giovedì 23 aprile. Giovanni 3, 7, 15. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, il Signore Gesù disse a Nicodemo: «Dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito». Gli replicò Nicodemo: «Come può accadere questo?» Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose. In verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna». Nicodemo è maestro di Israele. Sa già cosa conta nella vita, sa già come va svolta la vita, sa già come è Dio, quale deve essere il rapporto degli uomini con Dio. E Nicodemo misura le parole di Gesù in base alla propria precedente sapienza della vita, in base al proprio buonsenso. Nicodemo, fidati. Non pretendere di misurare sul tuo buon senso le parole di Gesù. Fidati, lascia che la sua sapienza illumini la tua. Lascia che lui ti indichi la via buona da seguire. Nicodemo, fidati di lui. Così troverai la vita eterna. Troverai, sperimenterai la vita vera.